Buon pomeriggio ragazzi, e un saluto a tutti gli appassionati di questo meraviglioso, splendido modello Ironman. Questo è il numero 34, fascicolo numero 34, la copertura dell'anca. Non vi farò vedere come si monta perché ci sono le istruzioni, ok? Ma lo faccio soltanto per darvi dei piccoli sempre suggerimenti. Allora, le plastiche. Questo andrebbe poi messo così, ok? Sono gli incasti, perfetto, questo. Vedete che è anche un po' di gioco, quindi adesso vi faccio poi capire perché vi faccio notare questo. Basterebbe girarlo e avvitare dove ci dice appunto l'istruzione di fare. Di avvitare, non di fare. Allora, prendo la mia vite, levo il pezzo. Semplicemente prendo e la metto. Perché vi consiglio di farlo prima? Perché la vedete se va giù diritta, ok? Stesso discorso, avvitate, non schiacciate troppo, non serve. Chiaramente non mettetela su qualche base ruvida perché vi si rovina. Questa è la faccia vista, quella bella. Allora, andate avanti, indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Poco, ragazzi, non è che la avvitate tutta, se no vi esce di qua, perché ovviamente c'è lo spessore da tenere in considerazione, quindi due o tre giretti, ma poi vedete, quando arrivate già così, fermatevi, è l'invito, Fate la stessa cosa sulle altre tre, sulle altre due che non vi faccio vedere, ce n'è tre. Io le ho fatte prima, se no il filmato veniva un po' più lungo e vi annoiavo. Mi interessa che vi arrivi proprio quello che voglio farvi arrivare. Allora, poi fate così, ok? Adesso ne metterò soltanto una, Io ne metto solo una. Mettete una, non l'avvitate forte, arrivate quasi. Se sentite che è forte, tornate indietro. Cioè, se sentite che non balla, la svitate ancora finché lui balla. Ecco, così magari non si vede, però lo vedete che è libera. Ok, mettete anche le altre due, ma, quindi tutte e tre praticamente. Ma lasciate sempre che balli. Poi prendete questo che io ho già passato con le viti precedentemente, come ho fatto con questo qua, sempre senza arrivare alla fine della vite, ragazzi, se no lo spaccate, non deve arrivare alla fine, l'ho fatto uscire fuori. Inserite qua dentro, ovviamente. Metto solo una adesso io, mettete la vite anche qua. Voi poi la metterete ovviamente a tutte e due senza stringere ancora, ok? Una e due, e AP, mi servono 5 vite AP, ve ne danno 6, una in più. Una volta che è attaccato, controllate, perché se questo va troppo giù, vedete, non si calza. Mi spiego. Se questo lo avvitate in battuta giù, così, questo poi si punta, non entra, va storto. Rischiate di rovinare la vernice qui. Ecco perché vi ho detto. Allora cosa fate? Montate prima la parte dorata. Girate. Sempre lasciando la rossa ovviamente attaccata, ma non stretta fino in fondo. Avvitate la parte dorata, vi faccio vedere. Ragazzi, questi consigli che vi do su come trafilare un po' il filetto dentro, non so se sia giusto il verbo trafilare, comunque, su come filettare la plastica all'interno, vale per tutto, Io ve lo consiglio per tutto. Vedete, qua balla ancora, ve ne accorgete? Fatene una alla volta, non stringetele mai, fin quando appunto vi consiglio io, poi vedete voi. Allora, vedete, qua è ancora molle. Allora andate, fate un giro di qua. Questo perché? Perché è l'unico modo per capire quando è arrivata la fine, se no rischiate di rompere la plastica. Questo qua è ok. Ok, ecco qua. Quando è arrivata la fine, piccolo giretto indietro, piccolo. Arrivata la fine. Battuta, piccolo giretto indietro, controllate che non balli. Ecco, a questo punto prendete questo, lo spingete contro, tenendolo così che vada contro la parte dorata e avvitate il tutto. Adesso non vi avvito tutto perché lo farò dopo fuori dal filmato, perché a me interessa che abbiate capito quello che volevo dire. E fate la stessa cosa di qua, ok? Così siete certi, infatti qui non c'è alcun gradino. Non so se si può vedere dalle immagini. Ok, ragazzi, ciao, buon lavoro. Ciao.